Buongiorno a tutti, io ringrazio di questo invito che ho accettato per amicizia, per collaborazione con la rivista ormai da parecchio tempo, anche se penso che ci siano persone molto più competenti di me per parlare di questo tema. E io vorrei iniziarlo partendo da un'affermazione appunto di Paolo Ricca nel numero di Esodo Dire la fede oggi, quando egli si interroga sull'essenziale cristiano. E proprio le ultime frasi del suo intervento li riferisce a Gesù di Nazareth. L'essenziale cristiano è Gesù di Nazareth, così come lo conosciamo attraverso i testi della Scrittura, come lo conosciamo essenzialmente attraverso i Vangeli. E vorrei iniziare quella che sarà la mia riflessione, e poi riprenderà anche il tema religioni, inimicizia, violenza, ma lo vorrei iniziare, visto che mi situo all'interno della tradizione cristiana, parlando di Gesù di Nazareth. E paradossalmente inizio citando un testo di Nietzsche, l'Anticristo, ma è un testo che trovo particolarmente suggestivo. Vi leggo questo testo. Questo lieto messaggero, Gesù, morì come visse, come aveva insegnato, non per redimere gli uomini, ma per indicare come si deve vivere, la pratica della vita è ciò che egli ha lasciato in eredità agli uomini. Il suo contegno dinanzi ai giudici, agli sgherri, agli accusatori, a ogni specie di calunnie e di scherni, il suo contegno sulla croce, egli non resiste, non difende il suo diritto, non fa un passo per allontanare da sé il punto estremo. Viene in mente la prima lettera di Pietro: egli sulla sua bocca non fu trovato inganno, non, c'è quel non che è estremamente positivo, è un non fare che in realtà dice di un'attività interiore estremamente forte. Egli prega, soffre, ama con loro, in coloro che gli fanno del male. Le parole rivolte al ladrone sulla croce racchiudono in sé l'intero Vangelo. Questo in verità è stato un uomo divino, figlio di Dio, dice il ladrone. Se tu lo senti, risponde il Redentore, sei in paradiso, anche tu sei un figlio di Dio. Non difendersi, non sdegnarsi, non attribuire responsabilità, ma neppure resistere al malvagio, amarlo. E siamo a quello che è il cuore del cristianesimo e l'ossimoro cristiano. Il cristianesimo è tutto fondato su un ossimoro. Dio, l'uomo Gesù di Nazareth, la vita teologale, amare chi non è amabile, il nemico, sperare l'insperabile, la morte della morte, credere l'incredibile, che quel cadavere risorgerà. Ecco, io credo che dire oggi la fede in uno spazio cristiano forse ha bisogno di un ricentramento, ovvero sia tutte le fasi storiche hanno conosciuto delle sottolineature di una immagine di Dio. Anche la Bibbia è piena di immagini di Dio, e noi non è, come dire, viene da dire, non possiamo fare a meno di immagini di Dio. Basta sapere che Dio è al di là di ogni immagine, ovviamente. Credo che su un piano prettamente spirituale la preghiera cristiana, mi riferisco a questa, è un costante lavorio di purificazione delle immagini di Dio, avendo ben chiaro che l'immagine definitiva di Dio, stando alla rivelazione cristiana ed evangelica, è Gesù di Nazareth sulla croce. Ma quale immaginazione religiosa mette Dio là nel luogo senza Dio, mette la rivelazione piena del volto di Dio
nel luogo, in un uomo bandito dalla società civile e nella posizione dell'excommunicatus vitandus, potremmo dire. Lì c'è l'ossimoro cristiano. Ecco, penso che oggi dire la fede cristiana significa, a mio modo di vedere, ovviamente, sottolineare un'immagine di Dio che è reperibile nell'umanità di Gesù di Nazareth. L'umanità di Gesù di Nazareth, non sto parlando del Kyrios, del Cristo, di Gesù di Nazareth. Giustamente Paolo Ricca nel suo articolo a un certo punto dice, rifacendosi alle definizioni di fede fissate nei concili di Nicea, Costantinopoli, eccetera, c'è al credo, si passa dalla nascita, nacque da Maria Vergine, alla passione morte, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. La vita di Gesù, scrive Paolo, fa assolutamente parte dell'essenziale cristiano. Non c'è solo una nascita e una morte, c'è una vita. C'è quella vita che non possiamo dire che è stata descritta dai Vangeli, ma a cui i Vangeli fanno riferimento. Fanno riferimento a quella pratica di vita di cui diceva Nietzsche, o se preferite prendete la lettera a Tito, il capitolo 2, il versetto 12, quando si dice: è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a vivere in questo mondo. Ci insegna a vivere in questo mondo attendendo la beata speranza, sempre nella dimensione escatologica, ma che ci insegna a vivere in questo mondo. Ecco, sottolineare come immagine di Dio oggi il Dio narrato dall'uomo Gesù di Nazareth, che non significa abolire altre immagini. Ripeto, come nella pittura, lo sapete bene, ogni secolo dipinge Gesù di Nazareth con i costumi dell'epoca, forse ci sono sottolineature dell'immagine del Dio che è al di là di ogni immagine, differenti in ogni epoca. Forse oggi riconoscere Dio nella pratica di umanità di Gesù di Nazareth come narrata dai Vangeli, certo. E lì si evidenzia come, siccome Gesù di Nazareth nella sua storicità non lo tocchiamo, ma vi dobbiamo accedere attraverso un'operazione ermeneutica, leggendo le scritture, leggendo i Vangeli, ecco, è lì che anche si mette in atto l'azione dello Spirito, se vogliamo, cogliere Dio nella pratica di umanità di Gesù di Nazareth. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice nel quarto Vangelo Gesù stesso. Ecco, siamo avvezzi a diverse immagini di Dio. Oggi perfino siamo abituati all'immagine del Dio sofferente, espressi del Dio che consoffre con Dio che soffre e consoffre con gli umani, un'espressione che non è, come dire, teologicamente crea anche delle problematicità, mettere la sofferenza in Dio, eccetera. Ecco, penso che questa potrebbe essere oggi la maniera per dire Dio oggi agli uomini e alle donne di oggi. E cercherò di mostrarlo, non è per niente secondo me un riduzionismo questo, per nulla. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 4:21, si parla della verità, e dal punto di vista neotestamentario la verità è la rivelazione, che è in Gesù. In Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Efesini 4, versetto 21. Mi sembra da sottolineare questa dimensione. Chi ci porta a dire che cosa? Forse, ma una proposta criticabilissima, ci mancherebbe, lo so bene, ma appunto, se poi c'è da discutere, che forse il cristianesimo oggi lo possiamo cogliere come una ermeneutica dell'umano. Una ermeneutica dell'umano.
accanto ad altre ermeneutiche, ce ne sono tante, ispirate a filosofie, ispirate a, ad altre forme di pensiero, evidentemente, quindi in cui io ho tutto il diritto di ritenervi, di aderirvi pienamente, di credervi come vero, ma ho altrettanto il dovere, da quella verità che è, in Gesù, che è Gesù di Nazareth, di dare il credito agli altri che è la loro, pure che hanno il diritto di ritenere vero la loro visione, la loro ermeneutica. Questo mi sembra che potrebbe aiutare a un atteggiamento non totalitario e non violento e umile, in conformità con quella verità. Sappiamo bene che il termine verità è una di quelle parole che richiede un'ermeneutica significativa per non diventare qualcosa di impositivo, totalitario, violento, eccetera, come pure è avvenuto. Ecco, ritenere che il Dio cristiano lo vediamo in una pratica di umanità, che tra l'altro, tutto sommato, dopo 40 anni e passa di vita monastica, ma dov'è che io vedo l'autenticità di una fede? Dov'è che vedo dei risultati effettivi nella vita di una persona, al di là delle parole che si dicono, al di là delle teologie, al di là delle chiacchiere, dei discorsi su Dio, eccetera? Lo vedo nella qualità umana, lo vedo nella capacità di una persona di accoglienza, di ascolto, di mitezza, eccetera, eccetera, eccetera. Lo vedo nella qualità umana di una persona, per cui non ritengo minimamente che ciò che sto dicendo, vale a dire l'immagine di Dio da vedersi nella pratica di umanità di Gesù Cristo, sia un minimalismo. Non è semplicemente perché l'uomo d'oggi, forse il cui cielo è vuoto di trascendenza, la cui trascendenza è vuota di dei, può accedere in questo modo, forse può comprendere magari e ritenere credibili delle parole della fede, ma mi sembra che sia qualcosa che porta anche il singolo cristiano e le comunità cristiane a un lavoro di conversione radicale, radicalissimo, perché mi dice che tutto ciò che è in me, dalle mie psiche, anima, spirito, corpo, relazioni, affettività, eccetera, è chiamato in certo modo a una evangelizzazione, è chiamato a una conformazione, tra virgolette questa parola, a quello che è stato l'agire di Gesù di Nazareth. E allora lì, ecco, come cogliere l'umano in Gesù di Nazareth? Beh, cercando di leggere i Vangeli, ponendosi una domanda precisa: come agisce Gesù? Come parla? Come incontra le persone? Come cura? Come prega? Eccetera, eccetera. E anche vedere, visto che si parlava di religione, come si comporta nei confronti della religione al cui interno egli si situa. All'interno dell'ebraismo, della sua epoca, dell'articolato giudaismo della sua epoca. Ecco, io credo che lì ci sia, come dire, un recupero da fare. Mi vengono in mente le parole che aveva pronunciato il patriarca Athenagoras, intervistato da Olivier Clément in un libro uscito negli anni 70, in cui egli diceva: abbiamo dimenticato l'umanità semplice di Gesù di Nazareth, abbiamo dimenticato l'umanità semplice di Gesù di Nazareth. C'è stata, come dire, una troppo rapida, diciamo così, mi esprimo in termini indubbiamente un po' così scolpiti con l'accetta, divinizzazione. Recuperare questa semplicità umana e percepire il cristianesimo come interpretazione dell'umano, come una via di costruzione dell'umano, come trasmissione di una pratica di umanità.
Ecco, a me questo sembra, come dire, interessante. E che ci forse ci potrebbe anche aiutare a liberarci da immagini religiose del divino, che forse ci distolgono da quello che è il messaggio probabilmente più autentico, oso dire, che ci viene dai Vangeli. Forse quando si parla dei rapporti tra religioni e violenza, monoteismi e violenza, si deve parlare di un certo uso, di uno certo sfruttamento, di una certa ermeneutica della religione, ma che si distacca dal suo nucleo mistico, dal suo nucleo spirituale più originale, fecondo e alla fin fine autentico. Bene, a me pare che ad esempio ci sia questa narrazione evangelica che può essere utile nel cercare di spiegare ciò che sto cercando di dire. Nelle tentazioni a me colpisce molto che Matteo e Luca, dove ci sono le famose tre tentazioni, Gesù discerne come diaboliche delle e arriva a chiamarle tentazioni, quelle che sono degli atteggiamenti che spesso su un piano religioso sono assolutamente accettabilissimi. Il miracolo, trasformare pietre in pane. Puoi sfamare tanta gente, puoi lo spettacolare, il prodigioso, ti getti dal tempio salvato dagli angeli, il miracoloso, il prodigioso, il sacro, il tempio come sgabello della propria affermazione. Qual è l'altra tentazione? Mutare le pietre in pane, gettarsi dal tempio, tutto quello che vedi te lo darò, sarò tu. In un attimo di tempo, dice Luca, Gesù vide tutti i regni e la loro gloria, tutto sarà tuo. Questo scambio, sentitemi bene, un atto di adorazione e ha in cambio dei vantaggi senza fine. La religione civile, quanti vantaggi ti dà? Adesso scopriamo che cosa significa essere un cristianesimo che non è più in regime di cristianità, quando vediamo la perdita evidente di potere in tantissimi ambiti della Chiesa, e vediamo quella che viene chiamata l'esculturazione del cristianesimo dalla nostra Europa antica, eccetera, eccetera. Si vede anche poi, come dire, ciò che viene tra virgolette perso. Lì si tratta di fare della crisi l'occasione della perdita sul piano numerico di estensione, un'occasione per riguadagnare, qui sto citando Porriqueur, riguadagnare in densità e in autenticità, anche se certo in un contesto decisamente minoritario. Ecco, ciò che Gesù arriva a definire tentazione è in realtà ciò che spesso è religiosamente, è ciò che è il religioso. Il potente, il trionfale, il sacro, viene addirittura definito diabolico. Ecco, non sarebbe difficile ricordare il grande inquisitore e i rimproveri dell'inquisitore a Gesù. Tu hai voluto dare all'uomo la libertà, l'hai situato nel dramma della libertà, ma gli uomini non cercano la libertà, anzi sono ben felici di poter avere qualcuno a cui poter offrire la propria libertà in cambio di sicurezza, in cambio di un altro che pensa e decide per loro. L'uomo non cerca Dio, gli dice l'inquisitore, cerca il miracolo, vuole pane. Ecco, tu hai scelto la via difficile, noi abbiamo scelto, potremmo dire, per citare un libro famoso di qualche anno fa, l'umiltà del male. Ecco, a me sembra importante questa
questa affermazione, in cui la semplice umanità di Gesù si oppone al fascino, diciamo così, del religioso, che può diventare ben presto anche imposizione e violenza. Ma ecco, questa prima affermazione, l'immagine di Dio colta nell'umanità di Gesù di Nazareth, e dunque l'esortazione è: ma rileggete ogni pagina di Vangelo, ogni frase di Vangelo, e cercando di cogliere il Gesù che rimprovera i discepoli perché allontanano i bambini mentre lui li accoglie e li benedice, il Gesù che di fronte alla prostituta che entra in casa di Simone il fariseo, siamo in Luca 7, 36-50, e abbastanza scandalosamente si mette ai suoi piedi, piange, lava i suoi piedi, li bagna con i capelli, unge con i profumi che aveva al collo e che usava con i clienti il suo capo, eccetera, vede l'amore laddove tutti vedono il peccato. Straordinario. Lei ha molto amato, nella chiesa siamo ancora lì a vedere il peccato laddove gli uomini e le donne cercano faticosamente, maldestramente, come possono, l'amore. Ecco, potremmo andare avanti a lungo su questo e cogliere nell'umanità semplice di Gesù, come emerge da una dalla testimonianza evangelica, la narrazione di Dio. Chi è Dio? La sua storia di Dio la vedi nell'umanità di Gesù di Nazareth, in quel umano particolare da cui si tratta di partire, per non da un'idea generale dell'umano che deve essere applicata in Gesù, ma dalla peculiarità, particolarità, specificità di Gesù di Nazareth, cogliere lì, in quell'uomo particolare, l'universale. Ecco, a me pare poi che forse ci sono ancora due elementi che potremmo sottolineare in questa mia sottolineatura dell'umano come narrazione del divino. Da un lato, che oggi è veramente difficile dire che cos'è l'umano. A mio modo di vedere, oggi l'umano è più che mai un punto di domanda. Cos'è l'umano? Sempre schiacciato com'è, da un lato dalla possibilità dell'inumano, e questo è perenne, e dall'altro dalle prospettive incerte del post-umano, del transumanesimo, eccetera, eccetera. L'umano in un momento in cui anche, come dire, l'eccezione umana, il proprio dell'umano è messo in discussione. Si può pensare per esempio anche a tutti gli studi di neurobiologia vegetale che mostrano le capacità di comunicazione, verrebbe quasi da dire di pensiero, punto di domanda, anche nell'ambito, anche in questi ambiti. Che cos'è l'umano? Forse un credente può trovare una pista di riflessione, un orientamento e forse anche qualche cosa di convincente nella pratica di umanità di Gesù di Nazareth, e quella pratica che per molti versi a me piace mettere sotto la cifra della mitezza, dove con mitezza non intendo nessun, come dire, diminuzione di sé, ma essere più forti della propria forza. La mitezza biblica è essere talmente più forti della propria forza da saper mettere un limite a se stesso per lasciare spazio ad altri. Questa si chiama generatività, a mio modo di vedere. Questo si chiama dare vita. È una pratica che consente di dare futuro, trasmettere vita, generare. Ma al di là di questa annotazione, mi sembra che ci sia, come dire, sia importante cogliere i Vangeli dunque come scuola di umanizzazione, ma e cercare di vedere
come Gesù si muove all'interno della sua religione, all'interno del giudaismo del suo tempo. So benissimo che Gesù era un ebreo, un galileo della prima metà del primo secolo dell'era volgare, frequentava la sinagoga, ha avuto un'educazione ebraica, eccetera, eccetera. Non arriverei a sposare la posizione di chi parla del Gesù fariseo, anche se in tante espressioni, è indubbiamente vicino ad almeno qualcuna delle espressioni farisaiche del tempo, che erano plurali. Ma mi interessa cogliere un aspetto che secondo me sarebbe importante anche per la pratica ecclesiale oggi, un momento in cui la Chiesa, io credo, si deve interrogare più che mai. Le Chiese, e la Chiesa cattolica in specie, quella da cui mi muovo, deve chiedersi cosa deve lasciare, perdere, far morire, mettere a morte per avere ancora un futuro. Che cosa tenere e che cosa lasciare. Ecco, e a me sembra che il Gesù che i Vangeli ci propongono da questo punto di vista è un uomo che sa superare barriere, abbattere tabù, superare confini, varcare soglie in tantissimi ambiti e in tantissimi ambiti. Un uomo che ha anche intelligenza, coraggio e libertà. Gesù ha camminato nelle contrade di Israele, ma si è avventurato anche, ci dice qualche testo, in territorio pagano. Gesù ha istituito un orizzonte di respiro universale per orientare l'agire umano e per dilatare il cuore dell'uomo. E a me sembra, è la mia sintesi, ma mi sembra che sia nei Vangeli e che sia evidente per tutti, obbedendo a due criteri di fondo: amare Dio, amare il prossimo, il volto di Dio e il volto dell'altro, il volto rivelato di Dio, quello a cui Gesù rimane rigorosamente attaccato nelle tentazioni. Quando avete presente, non risponde con parole sue, ma sempre con parole della Scrittura: non tenterai il Signore Dio tuo, sempre e solo citando la Scrittura, si attiene al volto rivelato di Dio e così non si eleva nel sovrumano e non si abbassa nel subumano, non si abbassa nel subumano piegandosi e dando l'adorazione al Satana, e non si esalta nel sovrumano con il miracolistico, con il gettarsi dal tempio ed essere salvato dagli angeli. Gesù obbedisce alla fragilità, mortalità, caducità, debolezza della condizione umana e vi resta aderente, aderisce alla realtà. E oserei dire che l'adesione alla realtà è la prima lotta, è la prima contro l'idolatria, contro l'assolutizzazione di sé o contro una assolutizzazione di un'immagine di Dio ingannevole. Chi si getta dal tempio si sfracella. Gesù non, ecco, la tentazione è dividere l'uomo dalla realtà, e la realtà è la realtà umana ed è la realtà di Dio, ma la realtà umana che dice che quelle pietre sono pietre e tali resteranno. E Gesù non assolutizza il proprio bisogno per soddisfare la propria fame. Gesù arriverà a condividere il pane a partire dal poco che qualcuno ha, ma per altri. Gesù non, ecco, anche lì mette in atto la mitezza, mette dei limiti a se stesso e aderisce alla realtà, e aderendo alla realtà salva l'umanità fragile sua e salva il volto di Dio che si manifesta pienamente all'interno della carne umana. Non è un caso che i Vangeli ci presenteranno nella croce, quando c'è, se volete, veramente la piena manifestazione dell'ossimoro cristiano, Dio, il Salvatore, lì,
l'uomo appeso alla croce, incapace di salvare se stesso e di scendere giù, lì c'è la salvezza. E lì ci sono esattamente le nuove tentazioni. Se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, allora crederemo, eccetera. Ecco, Gesù supera, ad esempio, le divisioni religiose tra giudei e samaritani. In Giovanni 4 avete ben presente, di fronte alla donna samaritana stupita che un maschio giudeo gli rivolge la parola, lei che era un pozzo, ci vanno i beduini, cosa ci sta a fare una donna, vabbè, insomma, lasciamo perdere ciò che il testo non dice, le rivolge la parola, e il versetto 10 di Giovanni 4 dice: i giudei non hanno relazioni con i samaritani. E noi sappiamo bene che storicamente, nei decenni precedenti, tra giudei e samaritani c'erano stati pogrom, c'erano stati assassini, c'erano stati incendi di villaggi, eccetera, eccetera. Una violenza che non era, come dire, una divisione che era diventata violenza, era diventata odio reciproco. Né a Gerusalemme né sul Monte Garizim, se volete, sia a Gerusalemme che al Monte Garizim, ma in spirito e verità. In spirito e verità si dovrà adorare. Supera le differenze di genere, non esita a fermarsi a parlare appunto con una donna samaritana a un pozzo. Ci sono testi talmudici in cui soprattutto i galilei venivano così stigmatizzati o disprezzati o rimproverati, perché che fai tu stupido Galileo che ti fermi a parlare con una donna per strada, eccetera. Pare che nel seguito di Gesù, e questo ce lo dice Luca 8:1-3, un testo che ha buone credenziali per avere anche storicamente una rilevanza, c'erano anche delle donne. Addirittura in Luca 8:1-3 si dice che c'erano i dodici, ma c'erano anche diverse donne che lo seguivano e lo accompagnavano, e vengono fatti i nomi di queste donne. Addirittura, vi dicevo, accoglie la scandalosa vicinanza della prostituta. Luca parla di una peccatrice in casa di Simone il fariseo, ripeto, chiamando, vedendo l'amore attuale di questa donna, mentre i commensali la vedono con la pigrizia degli occhi di quella che sta al crocicchio a cercare clienti. Mangia in compagnia di pubblicani e peccatori, e anche questo supera delle barriere, delle inibizioni di tipo morale istituite tra giusti e peccatori. Si lascia avvicinare da dei pagani, riconoscendo in loro una fede ben più grande di quella che ha potuto trovare in Israele. Ed è interessante che queste annotazioni così le trovate ad esempio in quel Vangelo di Matteo, in cui i discepoli sono sempre accusati di oligopistia, di piccola fede, di fede piccola, di fede dalla poca consistenza, e delle donne o dei pagani, che sia un centurione, che sia una donna cananea, vengono invece elogiate come persone di grande fede. Riconoscere la fede, la capacità di fiducia e di fede dell'altro, e dell'altro che non è appartenente alla tua religione. Gesù va oltre quanto stabilito da tradizioni veramente, certamente venerabili, ma che devono lasciare il passo all'urgente primato di fare il bene, di dare integrità a chi non ce l'ha. Il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. È bene in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla. Non esita Gesù a negare validità delle affermazioni teologiche, oggi forse diremmo dei teologumeni, tanto ripetuti da sembrare delle verità indiscusse, come certe cose che abbiamo sentito al catechismo le continuiamo a ripetere usque ad mortem. Di fronte all'uomo cieco dalla nascita, siamo in Giovanni 9,
I discepoli che obbediscono a questa, come dire, ripetizione del già udito, del già sentito, chi ha peccato? Non vedono neanche l'uomo, vedono il caso che ci sta dietro. Chi ha peccato? Perché se c'è questo tipo di malformazione, di disabilità, di cecità dalla nascita, o ha peccato lui nel seno materno o hanno peccato i genitori. No, dice Gesù, è così perché si manifesti, anche in questa situazione si può manifestare la gloria di Dio, la sua presenza. E va oltre delle affermazioni teologiche che trovano la loro forza dall'essere ripetute. Lì sarebbe interessante riprendere, ma questo, tutta la tradizione cristiana antica che c'è in Cipriano, in Tertulliano, in Agostino e probabilmente in tanti altri che neppure più ricordo, della distinzione tra la consuetudine e la verità. Tra la consuetudine e la verità. Gesù non ha detto io sono la consuetudine, ha detto io sono la verità. E ci sono delle consuetudini nate da dabbenaggine o da ignoranza che a furia di essere ripetute diventano e sembrano delle verità, oro colato, parola di Dio. Ecco, Gesù sa andare oltre anche tutto questo. Cosa ci dice tutto questo? Potremmo andare avanti, non è che abbiamo finito. Cosa fa Gesù? Il testo di Giovanni 9 dice: Gesù vidit hominem, eiden anthropon, ha visto un uomo segnato dalla cecità, segnato dalla sofferenza. Il primo sguardo di Gesù non va al peccato, va alla sofferenza. Ecco, il volto di Dio e il volto dell'uomo. L'estrema sintesi, diciamo così, che Gesù fa della Torah, della rivelazione di Dio nel Primo Testamento. Ecco, e assume questo sguardo sulla sofferenza dell'uomo. Non è forse ciò che potrebbe davvero liberare dalla violenza? Ecco, io credo che da qui si potrebbe partire per delle riflessioni su quello che, ad esempio, anche nello spazio cristiano, ecclesiale, in ambito liturgico, in ambito morale, anche in ambito sociale, si può radicare in Cristo come prassi da mettere in atto. Certo, anche in questi ambiti, il linguaggio liturgico, la forma liturgica, l'ambito morale, quanto mai l'ambito morale oggi è quello in cui più forse ci si divide all'interno e tra le chiese, come si potrebbe forse trovare nella pratica di umanità di Gesù di Nazareth un fondamento spirituale per una pratica coraggiosa. E mentre dico coraggiosa intendo dire più di una cosa che elenco molto rapidamente. Credo che più che mai ci sia bisogno oggi nello spazio ecclesiale, per dire Dio oggi, per dire la fede oggi, non solo del pensare. Non solo del pensare, c'è un bellissimo testo, se lo trovo ve lo cito, di Agostino, me lo son portato per... Sì, eccolo qui. Nel De Predestinazione Sanctorum 2.5, Agostino ha un passaggio secondo me molto interessante, che dice quello che secondo me dovrebbe essere ormai il primato che nella Chiesa si deve mettere in atto, nelle Chiese e nella Chiesa, il primato della formazione spirituale e della formazione umana, la trasmissione dell'arte della vita spirituale che è inscindibile da una formazione umana. Agostino scrive sul rapporto tra fede e pensiero: chi non vedrebbe che il pensare precede il credere? È necessario che le cose che si credono
siano credute per il precedente intervento del pensiero. Chiunque crede pensa, pensa con il credere e crede con il pensare. La fede, se non è pensata, non è nulla. Fides, si non cogitetur, nulla est. Ecco, un lavoro di pensiero, studio, analisi delle situazioni, ma poi immaginazione, creatività, coraggio. Nei tempi più bui, e questo è un tempo abbastanza difficile in cui orientarsi, non so se ci sono i tempi in cui è facile orientarsi, però certamente non è così semplice vedere chiaro, e forse ci sono momenti in cui più che mai vanno rivalutate delle risorse umane come sono quelle dell'immaginazione, della creatività e del coraggio. Alla fin fine è nel periodo più buio della storia di Israele, l'esilio babilonese, che alla fin fine si è formata la Bibbia e si è avuto il coraggio da parte di diversi profeti di intravedere delle visioni di futuro estremamente audaci, estremamente potenti. Immaginazione, perché che cos'è l'immaginazione, che non ha niente a che vedere con la fantasia o la fantasticheria? È il formare delle immagini di ciò che non c'è a partire da ciò che c'è. Vedo delle situazioni pastorali, sociali, immagino, e oggi non si può che immaginare insieme con altri, immagino soluzioni possibili, immagino qualcosa che non c'è. Ma quando io comincio a immaginare qualcosa che non c'è, questa cosa non c'è ancora, e comincia però a trovare diritto di cittadinanza tra gli umani in quel potente luogo che è la mente degli umani. Se l'uomo è andato sulla Luna nel 1969, ha cominciato a immaginare questo viaggio millenni prima. Plutarco l'ha scritto nel primo secolo d.C. il volto della Luna in cui immaginava il viaggio. Keplero, Dostoevsky, Ariosto, quanti hanno immaginato un viaggio sulla Luna? Senza questa storia dell'immaginazione sarebbe stato possibile arrivarci? Certo, non bastava mettersi le ali di cera sulle spalle come Icaro, ma l'immaginazione è potenza di realtà. L'immaginazione parte dalla realtà, vi rientra con un contenuto nuovo, inedito, creativo, ha bisogno di aggiustamenti, ma fa procedere la realtà, innova. E forse di questo c'è bisogno. Non si può andare avanti con il "si è sempre fatto così". Si è sempre fatto così è il ritornello che trovate in tutte le vite religiose. Non a caso Papa Francesco, che è un gesuita, sa che cos'è la vita religiosa e sa quali sono le sue dinamiche, le sue inerzie, le sue pigrizie, eccetera, lo ripete spesso. Si è sempre fatto così. Anche una comunità fondata 10 anni fa dirà "si è sempre fatto così". Ecco, il coraggio di immaginare ciò che ancora non c'è. E dunque la creatività. E la creatività non è, come dire, un esercizio per un'elite, è la capacità di vedere e rispondere, la capacità, e implica dunque anche l'immaginazione, è la capacità di vedere e di abbozzare risposte a situazioni che la realtà presenta, con coraggio. Certo, occorre coraggio. Un bel libro di un libretto di, come si chiama, Luigino Bruni, che parla delle comunità fragili, ha come sottotitolo "Perché bisogna cambiare molto per non perdere tutto". Forse un sottotitolo un po' così eccessivo, ma neanche più di tanto. Dare un futuro anche a una comunità, anche a un gruppo, anche a un'azienda se volete, a un'organizzazione umana, a un gruppo umano, comporta, forse in questo consiste la leadership,
nel gestire la paura delle perdite, delle morti connesse al cambiamento, ma senza accedere a un cambiamento, a una messa a morte di qualche cosa, non si accede a un nuovo attaccamento. Paolo lo dice in 1 Corinti 13, ciò che era da bambino l'ho messo a morte per accedere a una fase successiva. La generatività richiede anche la messa a morte di alcune dimensioni. Forse nelle chiese oggi, e anche Paolo Ricca nel suo articolo parla di un alleggerimento, di una sorta di dimagrimento, difficilissimo, diciamoci la verità. Quando una comunità, una chiesa cresce e cresce in autorevolezza, in credibilità, in potere, e il potere che sia spirituale, ecclesiale, mondano è identico, le sue leggi sono assolutamente identiche, è quasi, non dico quasi impossibile, cioè quasi, ecco, cioè, lasciamo sto qua, è quasi impossibile che da sé arrivi ad autoriformarsi, è troppo, occorre che siano gli eventi della vita, le obbedienze a cui si è costretti che portano a dimagrire, ad alleggerire, a perdere qualche cosa. Certo, è tutto contrario alla kenosi di Gesù di Nazareth, all'abbassamento, ma mi sembra che nel concreto sia questo. Le chiese che tra di loro convivono bene anche oggi sono quelle che sono sparute, piccole, in zone in cui sono oppresse, sono delle piccole minoranze, e allora lì le differenze teologiche vengono superate dall'incontro fraterno. E forse occorrerebbe recuperare quel, non so se è un modello ecclesiologico, ma nella prima lettera di Pietro neanche compare la parola ecclesia, compare la parola adelfotes, fraternità, piccole comunità di pochi credenti in un contesto maggioritario pagano, in cui, e tra l'altro che in cui i credenti si sentono pellegrini, stranieri, che cercano di comportarsi con dolcezza e mitezza nei confronti degli altri e così via. Piccole comunità segnate da una reale fraternità. Ecco, lì sì, viene superata anche la divisione. Un po' come cristiani ebrei che si sono ritrovati dopo la Shoah, dopo riconoscendo il, come dire, l'inenarrabile che era avvenuto in quel contesto di estrema povertà. Ecco dunque, pensare, immaginare, essere creativi e coraggiosi, forse di questo c'è bisogno, e mi sembra che la radice sia sempre lì, nell'andare a vedere come Gesù di Nazareth si è comportato, avendo anche il coraggio di pensare con la propria testa e di alzare la voce e di andare contro verità ripetute, eccetera, eccetera. Quella umanità sovversiva, diciamo così, che a me sembra di ravvisare in Gesù di Nazareth. E forse, e vado a chiudere, anche per, è una chiacchierata questa, non è una relazione, e si aprirà a ciò che voi vorrete. E poi mi sembra che ci sia un altro elemento per salvaguardare, come dire, la sanità della presenza della Chiesa nel mondo, salvaguardandola dai rischi del religioso, del potere. Il regno di Dio. Il regno di Dio è il centro della predicazione di Gesù di Nazareth, e alla fin fine, se noi stiamo ai Vangeli, in Marco è evidente, Gesù è il regno di Dio, ovvero sia, quando Dio regna su un uomo, ecco il risultato è quello lì. Il risultato del regnare di Dio è un'umanità come quella di Gesù di Nazareth. Origene che parla di Gesù come dell'autobasileia, il regno di Dio, il regno in persona. Come lo potremmo chiamare il regno di Dio? Prendiamo i Vangeli, prendiamo l'Apocalisse, avete presente in Apocalisse 21:3 dove si applica la formula dell'alleanza, quella che trovate sempre nel Primo Testamento, a tutti i popoli. Essi saranno suoi popoli e lui sarà loro Dio, dove c'è, come dire, non più il popolo, ma i popoli tutti quanti,
come umanità riconciliata in Dio. Ecco, lo vogliamo chiamare comunione universale, fraternità e sororità universali, per usare delle espressioni care a Papa Francesco. Mi si dirà che questa è un'utopia, ma certo, mai e poi mai nella storia questo si verificherà, però forse lì prende forma la Chiesa, la comunità cristiana che nasce dal Vangelo, quella che il Cardinal Martini nella lettera pastorale del 95 ripartire da Dio chiamava comunità alternative, comunità in cui al loro centro si cerca di mettere quelle realtà, dinamiche, valori che nel mondo circostante sono normalmente ignorate: il servizio, il più piccolo, il malato, il povero al centro, il riconoscimento, il perdono, l'accoglienza, l'inclusività, eccetera, eccetera. Forse fraternità e sororità universale è un'utopia, ma una comunità cristiana che ci sta a fare? Perché c'è una Chiesa se non per sviluppare, favorire, accrescere, nutrire la vita di relazione con Dio Padre in Cristo per mezzo dello Spirito Santo? E lì c'è il compito di una Chiesa oggi, una Chiesa che voglia essere molto semplicemente testimonianza di Gesù di Nazareth, perché è solo questo che può parlare agli uomini oggi, è solo l'umanità semplice di Gesù di Nazareth che può arrivare a dire qualche cosa. Io credo, per la carità, posso benissimo sbagliarmi, potete benissimo dire sono tutte fregnacce, che può dire qualcosa anche dei giovani, che non... Certo, si tratta in un incontro anche con dei giovani di mostrare il ben fondato antropologico di ogni parola della fede, altrimenti certo, o riesco a far vedere, perché è essenziale la testimonianza di un singolo e di una comunità, che le parole della fede, la vita di Gesù hanno qualcosa da dire alla tua vita, allora lo posso prendere sul serio. Ma si tratta di cogliere il ben fondato antropologico del messaggio evangelico, del messaggio, delle parole, dei gesti della fede. Ecco, è una utopia il regno di Dio, è una utopia la fraternità universale, il cogliere nell'altro, e anche questa categoria dell'altro, anche un po' stufato con tutto il rispetto, fondamentale, però l'altro è un mio simile. È un mio simile. Francesco Remotti, un antropologo, un africanista di formazione, ha scritto un bel libro sulla, mi pare si intitola Somiglianza, in cui recupera questa idea di somiglianza per cui l'altro, quale che sia, cultura, lingua, religione, cioè, è un mio simile, è un mio simile. E lo recupera da un versante totalmente laico, antropologia culturale. Bene, utopia questa? Sì, ma forse la Chiesa si trova lì. Forse dire Dio oggi significa, in uno spazio cristiano, in quello in cui io ho un minimo di, come dire, credibilità per parlarne, è creare una eutopia, ovvero sia un luogo in cui, innanzitutto un luogo, non un non luogo, un'utopia, ma un luogo in cui si cerca di dare realtà a ciò che si spera vero per sempre e per tutti. La speranza è vera, è autentica, è credibile se anticipa nell'oggi qualche cosa di ciò che potrà essere e si crede e spera vero per il futuro. E allora lì l'utopia trova anche tutta la sua forza, trova tutta la sua plausibilità. Edoardo Galeano, lo scrittore
uruguaiano, se non ricordo male, in un suo testo scrive: che cos'è l'utopia? L'utopia è come un orizzonte, gli dice. Ti avvicini di 10 passi, si allontana di 10 passi, ti avvicini di 1 chilometro, si allontana di 1 chilometro. E allora serve a continuare a camminare. L'utopia. E la eutopia è una comunità cristiana che cerchi di dare forma, luogo, a quello che significa quel prefisso greco eu, bene. Ecco, forse questo può essere una maniera per tentare di dire Dio oggi, cercare di vivere la fede oggi, ma essendo chiaro che il cristianesimo non è un teismo, ma crede in Gesù di Nazareth, narratore del volto di Dio. Ma qui mi fermo per non tediarvi ulteriormente. Grazie.